tutto uguale alla stracittadina dell'andata. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, emozioni sul parquet del Palazzo Sfida Mario Borgia e vittoria del futsal. Il Barretta Calcio 5 impegna severamente la terza forza del girone C del campionato di Serie B, ma poi si smarrisce sul più bello. Finisce dunque 7-4 per i ragazzi di Leo Ferrazzano, che inanellano la quarta vittoria consecutiva e si portano a meno uno dalla vice capolista Futsal Portos. Il quintetto di Antonio D'Azzaro invece incassa la seconda sconfitta di fila e si allontana dalla zona playoff. Non l'obiettivo di inizio stagione, ma un traguardo che era diventato decisamente alla portata e tutto sommato può essere ancora raggiungibile. La prima emozione del derby la regala il Barretta Calcio 5 sceso in campo in maglia azzurra. Il palo però nega la gioia del gol a Calamita. La replica del Futsal, la stoccata dalla distanza di Sciascia non sempre irresistibile, Di Benedetto però non riesce a trattenere. Biancorossi dunque in vantaggio. Il Barletta fatica ad assorbire il colpo. Il quintetto di Ferrazzano ne approfitta e al 13° trova il gol del raddoppio con Falco, uno dei migliori della partita. Momento di difficoltà per la compagine di D'Azzaro, che però riesce a scuotersi in chiusura di tempo. Miracoloso il salvataggio di Sciascia nelle vicinanze della linea sulla conclusione di Calamita. Lo stesso Calamita si riscatta poco dopo e dimezza lo svantaggio. Il Barretta prova a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. Capacchione sfrutta al meglio l'azione insistita di Tempesta sulla destra e riporta il match in perfetta parità. C'è ancora tempo per l'ultima emozione del primo tempo, quando mancano 3 secondi al termine e Sciascia a completare al meglio una grande ripartenza e a portare nuovamente il futsal in vantaggio. 3-2 all'intervallo. Ripresa che si apre con il palo esterno colpito da Falco. Poi però sale in cattedra il Barletta Calcio 5. Calamita sforna un assist al bacio che Capacchione trasforma nel gol del pareggio. Lo stesso Calamita al 5° minuto, con la complicità di Mastorilli, regala alla formazione di D'Azzaro il primo sorpasso della partita. Non è finita, tutt'altro. I biancorossi di Ferrazzano pareggiano subito i conti grazie al secondo sigillo personale di Falco. Fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. A 6 minuti dal termine, secondo giallo, ingiusto per la verità, di Sandro Stea. Barletta dunque con l'uomo in meno. Il futsal però non sfrutta la superiorità numerica, ma poi si scatena nel finale. Il gol più bello della partita arriva a poco più di 2 minuti dal termine. L'esecuzione di Mazzone è una prodezza balistica di rara bellezza. Vale tanto, vale il nuovo sorpasso dei biancorossi e distrugge psicologicamente il Barletta Calcio 5, che non riesce a riordinare in fretta le idee. Raggiunge il bonus falli e su tiro libero il futsal non perdona, prima con il tris personale di Vincenzo Sciascia, poi con il gol del definitivo 7-4 realizzato da Chiariello. Una grandissima prova da parte dei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra quadrata che ha fatto la sua bella partita. È stata una partita equilibrata. Alla fine però i ragazzi hanno dato tutto e penso che la vittoria sia meritata. Non siamo da accusare l'arbitraggio. Va dato, diciamo, ormai la partita è finita, va dato merito ai vincitori che hanno meritato poi alla fine di vincere, quindi non stiamo a commentare, diciamo, degli episodi che potevano, diciamo, essere diversi da come sono andati.